di quei microcefali? Mi ho rovesciato addosso e sento moree! Che dici? Non sento niente! Uno di quei mostri senza collo mi ha rovinato il vestito! E ora mi tocca cambiarmi! Dai, chiediamo scusa alla zia! Non così, no! Le avevo detto di lavarsi le mani dopo aver toccato il gelato! Perché chiami i figli di Cooper mostri senza collo? Perché non hanno collo, è semplice, no? Non hanno collo! E dove? Dove l'hanno? Non lo vedi che la testa mi tocca i talloni? Ma glielo puoi anche dire altro, no? Perché non ce l'hanno? Mi senti come una ma dove vorranno le corde vocali? Quei microcefali! Stasera a tavola ero fuori dalla grazia di Dio, guarda, stavo per urlare. Un urlo da sentirsi da qui all'Iowa. Ho detto alla tua deliziosa cognata, ma perché non gli fai mangiare in cucina, eh? Su una bella tavola cerata, i tuoi adorabili figlioletti. Non lo vedi che sporcano tutto? Avessi visto la divinità offesa. Come? Il giorno del compleanno di papà? Non me lo perdonerebbe mai. No. Figurati papà appena sei seduto a tavola con quei senza collo che si ingozzavano e sbrodolavano. No. E santo Dio, Cooper! E mandali in cucina questi porci! Io morivo, guarda. 5 ne hanno. E battezzati con dei nomi adatti per dei cani. E ora, ora pure il 6° sta arrivando. Non stanno fermi un minuto. Buster, sei bellissimo. Somigli tanto al nonno. Mi raccomando. Canzoncina appena il nonno spegnerà le candele. E tu somigli con il reincontro, lo sai che il nonno adora le tue fossette e lo stringerai forte, forte, forte. La poesia! La poesia! Ricordati di recitare la poesia che ti hanno insegnato a scuola. Buster, stai dritto, su, e di' alla nonna che sei il primo della classe. E tu farai vedere alla nonna come fai le capriole. La migliore, siete i migliori. Mi raccomando, con nonno, da nonna. E fa questo e fa quello, ah, non se ne può più. Per non parlare poi delle allusioni velenose a noi due. Esseri senza figli, sterili, inutili, da mandare al macero. Divertente, eh? Se non fosse anche disgustoso. È chiaro a che cosa mirano. A che cosa mirano, Maggie? Vogliono soffiarti la tua parte di eredità. Visto che ormai tutti sanno che tuo padre ha... Tutti sanno cosa? Il cancro, Rick. Tutti lo sanno, tranne tua mamma. Ecco perché sono così felici davanti a lei, la illudono. È arrivato il risultato delle analisi oggi. L'ho appena visto. E ti dirò che io me l'aspettavo. Perché da questa primavera, quando siamo arrivati, avevo riconosciuto i sintomi. Altrimenti perché credi che lo avrebbero tenuto 6 settimane in clinica, eh? E figurati se non hanno mangiato la foglia tuo fratello e tua cognata. È per questo che hanno rinunziato alle fresche aree dei monti. E se non credi che tuo fratello quest'anno avrebbe portato qui i suoi gioielli a soffrire il caldo? Eh? E non so se hai notato che non fanno altro che parlare del monte della speranza. Il monte? Della speranza. È un bellissimo, moderno ospedale dove curano tutti gli alcolizzati e drogati del cinema. Ma io non sono del cinema. Ah sì, non sei neanche drogato, ma per tutto il resto, caro mio, saresti un perfetto cliente per quell'ospedale. È lassù che Cooper dirà a papà di spedirti. No, ma prima dovrà vedersela con me. Al Monte della Speranza. Ma scherzi? Così il tuo caro fratellino, dopo averti fatto interdire, si farà dare procura, firma in banca e a noi darà i soldi col contagocce. Ti va la prospettiva, eh? Direi di sì, visto che tu fai di tutto affinché ciò sia vero. Anzi, tu sei il loro migliore alleato. Hai smesso di lavorare, ti sei messo a bere e in più ieri notte alle 3 allo stadio ti sei anche rotto una caviglia. Immagino il caro fratellino che corre dispiaciuto a dare la notizia alla moglie. Noto ex atleta, corre di notte intorno allo stadio completamente vuoto e compie una magnifica gara, ma essendo un po' fuori forma, al primo ostacolo si rompe.
È un fannullone buono a niente. È proprio... May, è pur sempre mio fratello. Sì, caro. E naturalmente tuo fratello non ha perduto occasione per farsi avanti e salvare l'onore della famiglia. Già. Dobbiamo ringraziare lui, se a quest'ora United Press, Associated Press e Compagnia Bella diramano la notizia in tutto il mondo. Brick, noi abbiamo ancora una grossa carta da giocare. Tuo padre ti adora, non può soffrire tuo fratello e ancor di più tua cognata. Sì, papà sulla cara coppia la pensa come me. Io lo diverto, io lo faccio ridere, io gli piaccio. E questa è la nostra carta, hai capito, Brick? Brick, mi senti? Scusa, hai detto qualcosa? L'ho sorpreso e mi guardava le gambe, i fianchi. Questi discorsi mi disgustano! Ma tu, via, è tuo padre. Anzi, io trovo apprezzabile un uomo alla sua età così sensibile alla bellezza femminile. Papà, ti giuro che l'ho sentito. Discuteva con Brick e parlava male di te e di mamma. Ah, tesoro, non è giusto, non è giusto rigliare. E invece sì. Vieni qui, Sonny. Dovresti stare con le orecchie incollate alla loro porta. Oh, racconta che cosa ha detto quella! Sta uscendo! Non c'è bambini, uscite fuori! Fuori, Uber! Fa qualcosa! Cicogna non è ancora arrivata a casa loro. Papà, è vero che zio Brick e zia Maggie non dormono nello stesso letto? Sì, è vero. Sì, è vero. È vero. Sì. Che vivere soli.
volte neanche di bere il mio stesso bicchiere. Vorresti vivere da sola? No, non ci penso assolutamente. Hai fatto una buona doccia? Sì. L'acqua era fresca? No. Ma ti ha rinfrescato un po', eh? Un po'. Sai, c'è una cosa che ti rinfrescherebbe. Davvero? Sì, che cosa? Una pozione all'alcol. O all'acqua di Colonia. Ai bei tempi, quando mi allenavo, adesso non mi alleno più. Sei perfino diventato più bello da quando ti dedichi alla bottiglia, sai? Non un nervo teso, ma un muscolo tirato. Brick, hai sempre un'aria così fredda, così indifferente, ma perché? Eppure una volta eri un amante stupendo. Ah, com'era meraviglioso fare l'amore con te. Ma se io pensassi anche solo per un attimo che tra noi è finita per sempre, io corro giù per le scale, vado in cucina, prendo il coltello più aguzzo che c'è e me lo pianto nel cuore! Di, a cosa pensavi prima quando ti ho sorpreso nello specchio a guardarmi, eh? A Skipper? Ah, la legge del silenzio non vale più! È come chiudere a chiave una casa che brucia, non circoscrivi il fuoco tacendo! Dammi la stampella! Appoggiati a me! Non voglio te, voglio la stampella! Appoggiati a me! Non voglio te, voglio la stampella, me la dai sì o no? Eccola, ecco la tua stampella, tienila! No. Grazie! Era da un pezzo che non alzavi la voce. Che cosa succede, eh? La grande muraglia comincia a inclinarsi? Questa cosa che non viene. Che cosa? Il click nella testa. Succede sempre quando bevo abbastanza whisky. Senti, non mi fai un piacere? Sì, volentieri, amore, anche su due se posso. Abbassa la voce. Te lo faccio subito. Se tu farai un piacere a me di non bere più, fino alla fine della festa. Che festa? Ma lo sai che oggi è il compleanno di tuo padre? Oh, già, me ne sono scordato. Ma meno male che ci ho pensato io. Tu pensi sempre a tutto, eh? Sì. Devi scrivere questo biglietto. Scrivilo tu. Il regalo è tuo, scrivi tu. Non l'ho comprato io questo regalo. Lo so, l'ho comprato io. Appunto, l'hai comprato tu, scrivi tu, no? E per fare cosa, eh? Per informarlo che ti sei scordato della sua festa. Ma infatti me ne sono scordato. Ma non c'è bisogno di farlo sapere a tutti. Maggie, ma perché devo ingannarlo? Brick, metti almeno una firma qui. No. Devi farlo. Io non devo fare un bel niente! Tu dimentica che condizioni io ho accettato di vivere con te. Vivere? No, tu non vivi con me. Noi dividiamo la stessa gabbia e basta. Queste erano le condizioni, Maggie. Sono condizioni impossibili. Ecco, vedi, lo ammetti tu stessa. Zitto. Che cosa c'è adesso, eh? E tu, Vic, questo ordigno? Mio, cara. È un trofeo di Diana. L'ho vinto io ai campionati universitari di tiro con l'arco. È pericoloso lasciare armi in giro con tanti bambini vivaci ed esuberanti che ne vanno matti. Bisognerebbe insegnare ai bambini vivaci ed esuberanti che ne vanno matti che la roba degli altri si guarda ma non si tocca. Sonny? Sonny, ma dove sei finita? Mamma, sono qui, sto giocando. Carissima, si vede che non hai bambini. Non sai cosa vuol dire. Dare a me. Chiudilo a chiave. Brick! Ti fa ancora male la gamba? Male no, ma prude un po'. Che peccato che non eri giù stasera. Dopo che siamo tornati dall'aeroporto con papà, abbiamo cenato fuori. E i bambini hanno fatto il teatro. Un amore, ti dico. E papà? Papà era talmente contento. Mi par di vederlo. Che rabbia, quanto avrei pagato per esserci. Ma dimmi un po', May. Sì? Come mai hai chiamato i tuoi figli con nomi di cani? Ma come si... di cani? Basta. Sonny, Trixie, fare un numero da circo.
vita! Stoppa! Su, non sai neanche stare allo scherzo. Io sto allo scherzo quando è divertente. Ehi, che fai lì? Vieni, dai, che è finito l'intervallo, si ricomincia. Sì, caro, ne parliamo dopo, ammetti. Come procede il whisky, bene? Perché sei così velenosa? Perché? Perché la gelosia mi consuma, il desiderio mi mangia. Ah, ma adesso basta, eh? Adesso ti vesti e ti metti il tuo bel vestito di Shantung e quella camicia che io adoro. Io non mi vesto. Almeno ti metterai qualche altra cosa. Io non mi vesto. Senti, Brick, adesso basta, eh? Ma quanto deve durare ancora questo supplizio? Quando arriverà la grazia? Quando avrò espiato la colpa? Quando? Quando? Hai la voce di una che ha fatto 5 piani di scala gridando che la casa va a fuoco. Sì, è vero. Lo sai come mi sento? Mi sento come una gatta sopra un tetto che scotta! E allora salta da questo tetto, Maggie. Tanto i gatti cascano sempre in piedi. Ah, sì? Ma dimmi un po', che cos'è che vuole una gatta su un tetto che scotta? Restarci sopra, il più a lungo possibile. Ma che cosa aspetti? A far che? A prenderti un amante. Un amante? Sì, io non vedo che te. Anche ad occhi chiusi, io non vedo che te. Oh, Brick. Brick. Hai perduto ogni pudore. Sì, l'ho perduto, l'ho perduto. Ma non vedi che sei un po' ridicola, eh? Non me ne importa niente. A me sì, un po' di dignità. Oh, ma quale dignità e dignità? Finiscila con questa tortura! Ma tu avevi accettato, queste sono le condizioni! Brick! Brick! Io non ce la faccio, non ne posso più, non ce la faccio. Figlio mio! Figlio mio! Sì, che c'è, mamma? Figlio mio, senti, devo dirti una cosa, una grande novità. Ma che vi chiudete a chiave adesso? Avete paura dei ladri? No, mamma, è che Brick si stava vestendo. E con questo non c'era la prima volta che lo vedo nudo. Apri la porta, vieni, Brick, ho una grande notizia. Odio le porte chiuse a chiave. Lo vedo, mamma. Ma a tutti capita ogni tanto di voler rimanere un po' da soli, no? No, non in casa mia. Perché ti sei levato il vestito? Ti stava così bene. Perché? Perché i miei deliziosi nipotini l'hanno preso per il loro tovagliolo. Allora? E che cosa dovevo fare io, eh? Dovevo forse prendergli a schiaffi? Figuriamoci Gooper e May. Guai a chi ritocca loro senza collo. Brick, ti sbrighi? Maggie, non raccontarmi frottole. Queste sono storie, figlia mia. E dimmi piuttosto che a te non piacciono i bambini. I bambini? Certo. Ma io li adoro. Non quando sono maleducati, però. Perché non ne fai qualcuno anche tu, scusa? Così te li fai ben educati. Mamma! Mamma, Betsy e Bill se ne vanno, vorrebbero salutarti. Digli che aspettino, non parte mica il treno, vengo! Va bene, mamma. E Brick! Brick, mi senti di lì? Ti sento, mamma, ti sento. È arrivato adesso il referto della clinica. Negativo, hai capito? Negativo in tutto. Papà non ha niente. Ha solo un piccolo disturbo che si chiama spasmo al colon. Mi senti? Mi senti? Ah, mi sente, mamma. E allora se mi sente perché non parla? Non dice qualche cosa? Dovrebbe gridare una notizia così, cantare, ballare. Io ho urlato come una pazza. Ho pianto, mi sono buttata in ginocchio, guarda, e guarda i lividi che mi sono fatto. Papà si è seccato tanto, voleva far l'uomo superiore. Poveretto, ci è mancato proprio che si mettesse a singhiozzare anche lui dalla gioia. Mamma! Vengo, non lasciarle andare! Da Memphis, mamma, la signorina Sally da Memphis.
Da Memphis, mamma? No, quella vecchia campana. Adesso mi farà sgolare. Vengo, Cooper. Vestiti presto, Brick. Adesso veniamo tutti a far festa da te. Sei contento? Come va la gamba? Gli fa ancora male? Questo non lo so, mamma. Chiedetelo a lui se gli fa ancora male. Soltanto lui lo sa. Sì, sì. Pronto, Sally? Come state? Sì, stavo per chiamarvi. State a sentire. Abbiamo avuto il referto definitivo. Il referto definitivo della clinica. Non c'è niente di grave. Ha solo una piccola cosa che si chiama spasmo al colon. Spasmo. Spasmo al... Senti, Maggie, io ci rinuncio. Ci parli tu con questa rimbambita. Pronto, signorina Sally? Sì, qui parla Maggie, la moglie di Brick. Mi sente? Mi sente? Benissimo. Mamma, mi prega di dirle che oggi è arrivato il risultato delle analisi e che papà non ha... Il risultato delle analisi! E che papà non ha niente, no? Assolutamente niente. Arrivederci, signorina Sally, a presto. È una cosa quella, Sally. Mi fa impazzire. Mamma, vieni, Betsy e Bill se ne vanno. Non fare la gnorri, quanto beve. Ma no, un pochino, un bicchierino dopo i pasti. Non vedo che ci sia da ridere. C'è chi smette col matrimonio di bere e c'è chi comincia. Mio figlio non sapeva neanche dove stesse di casa il whisky. Questo è troppo. Ma che troppo! Ti posso chiedere una cosa? A tuo marito gli piace dormire con te? Lo fai felice? Perché non chiedete a me se mi piace dormire con lui, eh? Se mi fa felice. E perché questo lo so? È reciproco, no? Mamma, allora venite! Sì, arrivo! Qui, insomma, c'è qualcosa che non va. Tu non hai bambini, mio figlio si ubriaca. Quando un matrimonio affonda, cara mia, lo scoglio è questo. Così papà non sa niente. Ma cosa vuoi che ne sappia? Un povero malato, chi glielo va a dire? Lo devi illudere, naturalmente. E così, questo è l'ultimo compleanno di papà. E sai una cosa, Brick? Non ha ancora fatto testamento. No, non ci ha mai pensato in vita sua a farlo. E questo spiega perché Gooper e May sono calati qui decisi a cantargli in tutte le rime che tu sei un ubriacone. E io non posso avere figli. Sono sempre stata disgustosamente povera io. Non sai che cosa significa non avere soldi neanche per comprarsi dei vestiti. Il mio abito da sposa mi fu passato da una cugina ricca che io odiavo. Si può essere giovani e poveri, ma non vecchi e poveri. In che cosa ti ho deluso, eh? Io ho capito qual è stato il mio errore. Il momento in cui ti ho detto la verità sulla storia di Skipper. Non nominarlo, t'avverto. Non nominarlo. Ma
quando lo vorrà capire che tra me e Dico sul serio, Maggie, non fraintendermi solo perché non alzo la voce. Guarda che ci sono cose che tu non devi toccare. Eh no, io questa volta parlo, vado fino in fondo. Perché tu hai paura, ma io non ho paura della verità. È stato Skipper che me l'ha detta la verità, non tu! Io te l'ho detta! Ah sì, dopo di lui! Ah, ma che importa chi prima e chi dopo? Senti, Brick, io lo so che era una cosa pulita, nobile, la rispetto, ma io dico un'altra cosa. Dico che la vita deve continuare, anche dopo che il sogno è crollato! Ma che cosa vuoi che ti faccia, eh? Vuoi che ti ammazzi, forse? Avanti! Lo sai che posso ammazzarti con questa stampella, lo sai? Ma quanto credi che me ne importi? Io ho avuto una sola cosa nella mia vita, grande, vera. La mia amicizia con Skipper. E tu me la stai sporcando! Ah, ma allora non capisci? Io lo so che era una cosa pura. Tanto pura che il povero Skipper ne è morto. Ma non ti avrei sposata, Maggie! Perché ti avrei sposata? Brick, io lo so che se qualcosa di equivoco, ma vago, capisci, inconscio, esisteva tra di voi. Questo era in Skipper, non in te. Ma ti ricordi com'era bello subito dopo sposati, eh? Eravamo così felici. Era come toccare il cielo con un dito ogni volta che ci amavamo. Eravamo così felici e lo saremmo ancora. Se quell'autunno tu e Skipper non avesse rifiutato delle magnifiche offerte di lavoro. Oh, basta, Maggie, basta! E così per non sciogliere il tandem, per continuare a rimanere insieme, avete fondato le Stelle del Sud. È da allora che è cominciato ad andare tutto a rotoli. Skipper si è messo a bere. E tu hai avuto quella polmonite e non hai potuto giocare a Natale la grande partita di Chicago. Hai potuto vederla soltanto in televisione, dall'ospedale di Toledo. Ti ricordi? Ricordo perfettamente quella partita. Chicago 4, Stelle del Sud 0. E indovina un po' chi vedo quel giorno? Maggie la gatta, seduta in tribuna vicino a Skipper, che era stato espulso per insulti all'arbitro. E come te lo stringevi, Skipper? Quel giorno capii tante cose. Cose che non potei vedere, perché quello che avvenne dopo tra te e lui non fu trasmesso in televisione, i particolari del dopo furono risparmiati alle telecamere. Dai, la Skipper. E bevemmo tutta la notte nel bar dell'albergo fino all'alba. Poi però uscimmo sul lago ghiacciato a prendere un po' d'aria. Eravamo ubriachi e fradici. Io andai da lui, lo guardai e gli dissi: Skipper, tu innamorato di mio marito, abbi il coraggio di confessarmelo e vattene. Lui mi diede uno schiaffo sulla bocca, si voltò e corse in camera sua. Tutto qui? Eh? Alleluia, Santa Maggie. Io l'ho distrutto, capisci? Rivelandogli una verità che non avrei mai dovuto dire. Perché il suo mondo, che è anche il tuo, mi aveva insegnato a nasconderla. È da allora che ha cominciato a bere. Chi ha ucciso Skipper, eh? Io l'ho ucciso con le mie parole. Perché io non sono buona. Nessuno lo è. Io non capisco perché la gente debba per forza fingere di essere buona. Nessuno è buono. Comunque, ormai Skipper è morto. Ma io sono viva! Io, Maggie, la gatta, sono viva! Sono stata da un medico a Memphis. Mi ha visitato. Sai, Brick, cosa ha detto? Ha detto che è tutto a posto, che non c'è nessuna ragione per cui io e te non possiamo avere dei figli. Quanti e quando vogliamo. Mi senti, Brick? Mi senti? Ti sento, Maggie, ti sento. Ma dico, come diavolo fai a fare un figlio con un uomo che non ti possa offrire? Lo so. Questo è un problema che in qualche modo dovrò risolvere. Ho sentito che hanno donato al reverendo della nostra parrocchia una nuova vetrata in suffragio delle anime del purgatorio.
Tutta la famiglia al completo. Ah, Brick. Tanti auguri, papà. Balle. Brick, accendi la radio, un po' di musica, su. Accendila tu. Ah, ma io mi confondo con tutte quelle manopole. Gliela abbiamo regalata noi. Era mio, era sul 2-0 per il stravaganza. Ah, chiudi quell'affare. Dov'è il mio tesoro? Ti ho trovato il mio bambino. Cos'hai in mano? Quarto in. Posa giù quel bicchiere. Basta dirgli una cosa, lui la fa subito. Brutto cattivo. Ma mamma non ti vuole più bene. Dai un bacio subito qua. Guarda come si arrabbia. È sempre stato così. Quanto sei rosso, figlio mio. Basta, non posso soffrire la radio. Ma poi, che ci faccio qua io? Ho l'innamorato e lo lascio solo. No, 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 no. Voglio flirtare con lui stasera che è la sua festa. Ma sei peggio di Brick, sei. Perché è un bravo ragazzo. Ecco la torta. Perché è un bravo ragazzo. Viva la torta del cuore. Perché è un bravo ragazzo. Nessuno lo può negare. Nessuno lo può. Ida, che ti succede? Oh, sono così infelice. Non so neanche io quello che faccio. Rido, piango, non lo so. Brick, oh Brick, adesso che è passata te lo posso anche dire. Ho avuto una paura, ma una paura matta che fosse... E Brick, non gliel'hai ancora dato a papà il tuo regalo, eh? Papà, questo è il regalo di Brick. Fa vedere, Zimetti, fa vedere! Bambini, bambini, per favore! È mio, è mio! Ho rovinato la confezione, no. Lo stavate rovinando tutti! Via. Tutto, andate con papà, subito da papà! Ah, che festa meravigliosa! Mai ne ha avuta una così, papà! Centinaia di regali, montagne di telegrammi. Che cos'hai, Brick? Scommetto che non lo sa neanche lui. Apritelo voi. No. Io devo fare una domanda a Brick. Brick, vieni qua. Brick, tuo padre ti chiama. Via mio padre che è un piede rotto. Lo so benissimo che è un piede rotto. Quello che voglio sapere è come hai fatto a rompertelo. Oh, che meraviglia. Una vestaglia di cashmere. Fa pure finta di meravigliarsi. È la prima volta che ne vedo una, non sono mica ricca come te io. Oh, buona questa. L'hai comprata tu stessa? Sabato, a Memphis, dall'Overstein. Me l'ha detto la commessa, mi ha detto: sa che è stata qui sua cognata a comprare una vestaglia di cashmere per il papà di suo marito. Senti, Bianca. Basta così. Ma... chissà se stasera le zanzare ci mangeranno. Chissà se ci mangeranno vivi. Mary! Se ti mangeranno viva, resteranno le ossa. E quelle sono sicuramente buone per concime. Giovedì è venuto l'elicottero a spruzzare il DDT. Non ce ne dovrebbero più essere. Almeno io non ne ho più. Brick, che hai fatto stanotte allo stadio? Brick, papà sta parlando con te. Mi hanno detto che hai inaugurato le corse allo stadio.
Sì, papà, lo hanno detto anche a me. E che facevi? Forse al trotto? Al galoppo? Con qualche giumenta? Smettila! Che facevi, Brick? Lo stallone? Papà, senti, adesso non sei più malato e non ti permetto di dire certe cose. Silenzio! Che facevi lì, Brick, alle 3 di notte? Cavalcavi con troppo ardore? Cavalcavi con qualche tortorella? Oppure è venuto il marito e ti ha buttato giù dalle scale? No, papà, non è andata così. E allora cosa facevi lì alle 3 di notte? Correvo veramente agli ostacoli. Solo che adesso gli ostacoli sono troppo alti per me. Eri ubriaco. Ma naturalmente, da sobrio non avrei neanche tentato. Papà, accendi la candelina della tua torta, su. Io propongo un brindisi. Sì, un brindisi a papà Pollitt, al grande papà Pollitt, al re del cotone, nel giorno del suo compleanno! E basta con queste balle! Papà, t'ho pregato di parlare più gentilmente il giorno del tuo compleanno. Il giorno del mio compleanno? E tutti gli altri giorni parlo come mi pare! E a chi non gli va può anche andare a farsi fottere! Tu scherzi! E chi te l'ha detto che scherzo? Io te lo dico. E che ne sai? So che tu lo dici, ma non lo pensi. Non lo penso. Non lo penso. Tu credevi che io dovessi morire e hai preso in mano la bacchetta e hai cominciato a dirigere l'orchestra. Ma adesso la bacchetta la puoi posare. Perché qui comando io. Perché io non muoio più. Perché? Non è vero? Non ti è mai passato per la testa di diventare la padrona della piantagione, della casa, di tutto? No? Era solo una mia impressione? Sempre a mettere il becco dappertutto. La tua voce si sentiva gracchiare in ogni angolo della casa e non era vero, no? Era solo una mia impressione? Ma che ti prende? Non t'ho mai visto così. Qui comando io! Sono 3 anni che hai preso in mano le redini! Credevi di poter comandare? Invece no! Perché qui non comanderai mai! Chiaro? Mai! È tutto mio qui. L'ho fatto tutto io. Tutti gli esami che ho fatto non hanno trovato altro se un misero spasmo al colon che certamente mi è venuto a furia di tutte le frottole! I rospi che ho dovuto ingoiare qua dentro, da tutte le falsità e le ipocrisie che ho dovuto respirare da quando vivo con te. E adesso forza, accendi la candelina e soffia, tu e la tua fottuta torta. Oh, papà, tutti questi anni allora non hai creduto al bene che ti voglio. Ah. E tanto te ne ho voluto, tanto. Ho amato tutto di te. Anche il male che m'hai fatto. Palle. Balla. Balle! Brick! Brick, vieni qua! Ho detto Brick, non menti! Avesse sputato. Davvero? Non ci ho fatto caso. Non ti piace? Cambiala! Non è l'unica al mondo. Ah, già, non è l'unica al mondo. La tua è fatta meglio di quella di Cooper. Ma non so perché hanno tutte e due la stessa aria. Famelica. Eh sì, sembrano tutte e due due gatti arrabbiati. Io non capisco come mai tu e Cooper, che siete due tipi diversi, vi siete andati a scegliere lo stesso tipo di donna. Ci siamo sposati nell'alta società. Non capisco perché debbono avere sempre quell'aria. È semplice, papà. Hanno davanti una grossa torta, una proprietà di 22.000 ettari. E sono pronti a sbranarsi per avere la fetta più grossa il giorno che voi ve ne andrete. Ah, sì? Ho una sorpresa per loro. Non me ne andrò via tanto presto se è quello che aspettano. Ecco, bravo, papà.
Tenete duro e lasciate che si cavino gli occhi fra loro. Ah, non ci pensare. Gliela do io la torta a quelle streghe. May! May! Chi è? C'è Gooper? Gooper? Volete Gooper, papà? No. Non voglio Gooper e non voglio te. Volevo solo fare quattro chiacchiere in pace con mio figlio. E se per fare quattro chiacchiere con mio figlio devo tenere chiuse le porte che avevo lasciato aperte perché c'è caldo, ebbene le chiuderò. Basta con quelli che ascoltano dietro le porte, basta con le spie. Mi meraviglio, papà, io non... Tu non sei trasparente! Non vedi che c'è la luna? Ma io... Fai ombra! Stavo lì a... Spiare, stavi lì a spiare, lo sai. Papà, ma perché trattate così male la gente che vi vuole così bene? Tanto per cominciare, a te e tuo marito vi faccio cambiare camera. La dovete smettere di ascoltare quello che fanno Brick e Maggie. Sono solo fatti loro, a voi non deve interessare. Voi invece no! Sempre con le orecchie incollate al muro, e poi andate a riferire a mia moglie. E Brick ha detto questo, e Brick ha detto quest'altro, e Maggie ha fatto questo, e Maggie ha fatto quest'altro. E santo Dio, basta! Gli spioni, ficcanaso, non li ho mai potuti sopportare! Mi fanno schifo! Via! Spiano, eh? Spiano, sì. Spiano. Poi vanno a tua madre a fare la radiocronaca. Dicono che non dormi con tua moglie, che dormi sul sofà. Non ti piace? Cambiala! Che fai di adesso? Ho verso un altro po' di whisky, papà. Ma sai che fai paura quanto bevi? Sì, lo so, papà. Per questo hai perso il posto di telecronista alla radio? Perché bevevi? Beh sì, così pare. Che vuol dire pare? O è o non è? E allora è? La vita è importante, figlio mio. Non la puoi buttare via così. Chi beve così la butta fuori dalla porta. Ti ci devi attaccare alla vita. È l'unica cosa che conta, capisci? Eh? Hai mai avuto una paura? Una di quelle solenni. Stavolta me la sono vista brutta, sai. Creduto proprio di morire. Mi sono sentito veramente spacciato. Però non avete fiatato. Il maiale strilla. L'uomo non parla. Anche se il maiale ha un vantaggio rispetto all'uomo. Non sa di dover morire. L'uomo è l'unico essere al mondo che sa di dover morire. Gli altri se ne vanno via senza neanche saperlo. Senti, dici... Un po' di whisky gli farebbe male a questo spasmo. Ma perché deve fargli male? Tenete. Vedi, io adesso mi sento un uomo nuovo. Io ho passato tutta la vita chiuso come un pugno, a picchiare, a lottare, a martellare. Adesso basta. Adesso voglio aprirlo questo. Voglio toccare, voglio toccare, voglio carezzare! Brick, lo sai cosa vedo se chiudo gli occhi? No. Donne, donne, donne! Caro mio, tu non te l'immagini, ma io a 65 anni desidero ancora le donne. Formidabile! Complimenti! Complimenti! Quante occasioni ho lasciato perdere per scrupoli, rimorsi, balle! Ho dovuto vedere l'ombra della morte per capire qualcosa. Ma adesso che tutto è passato, voglio darmi alla bella vita. Alla bella vita? Eh sì, alla bella vita. Ma sai quanti anni sono che vivo con tua madre? 30, 40. Non lo so più neanch'io. Non l'ho mai potuta vedere. Ma gli uomini di casa non lo sentono il telefono? L'ho sentito io dalla veranda. Proprio di qui dovevi passare? Ci sono altre 5 stanze! Quando tua madre esce da una stanza mi dimentico pure com'è fatta. Pronto? Ma quando rientra
Me ne ricordo benissimo. Pronto, sei? Dove vai? Dentro. Assolutamente no, tu stai qui, ti siedi, aspetti che io finisca di parlare. Ma credevo aveste finito. Ah, non ho neanche cominciato. Sentite, papà, io ho bisogno di stare un po' da solo, dentro. Sei lì, sapete che siete un bel tipo? Adesso ricomincio a parlare con quella mamma. Allora venite presto, Sally. Papà ha chiesto tante volte di voi. Ma che non è vero, balle! Arrivederci allora, Sally. Era Sally al telefono. Figurati, ha chiamato il suo dottore a Memphis per sapere che cos'è uno spasmo al colon. Adesso l'ha saputo e ha telefonato per congratularsi con... Su, fammi passare! Tu di qui non passi! Hai altre 5 stanze! Fuori dai piedi! Amore, amore, dimmi che non le pensavi tutte quelle cose brutte che mai... Io non voglio niente da lei. Io voglio solo che mi lasci in pace. Ma quando lo capirà che non la posso sopportare? Ah, quanto tempo sprecato, quanto tempo sprecato. Ah, adesso mi voglio rifare. Mi voglio fare un amante, Brick. Me la sceglierò giovane e bella. La spoglierò tutta e la vestirò di visone e di diamanti. La voglio spassare dal profondo dell'inferno fino alla prima colazione. Che fai adesso? Perché giri come un'anima dannata? Papà, sto aspettando una cosa che non arriva. Cosa? Il click. E che cos'è il click? Il click nella testa. E succede sempre quando bevo. Che stai dicendo? Io non capisco quello che dici. È come un interruttore che scatta qui nella testa. Spegne il fuoco che mi brucia e accende una luce bianca, fresca, che mi libera. A questo punto sei ridotto, figlio mio. No. Tu sei diventato un alcolizzato. Eh sì, papà, sono un ubriacone. Io che non mi ero accorto di niente. Ma io devo sentire questo click, sennò è insopportabile. Di solito arriva prima, oggi è ritardo. Vuol dire che non ho ancora abbastanza alcol del sangue. Ero tutto preso ad aspettare la morte. Non mi accorgevo che mio figlio sotto il mio naso stava diventando un ubriacone. Beh, adesso lo sapete, quindi col vostro permesso... Non mi ho permesso un corno! Tu ti siedi qui, aspetti! Cosa devo aspettare? Dobbiamo parlare. Parlare di cosa? Devo sapere perché bevi, perché butti così la tua vita... Dovete parlare, papà, dovete parlare! Questa è come tutte le altre conversazioni che abbiamo fatto e non servono a niente! Ed è anche penoso! Ah, è penoso? Tanto striscio su un piede solo! Sta attento che ti faccio strisciare io fuori dalla piantagione. Il whisky te lo vai a prendere all'ospizio dei poveri. Tanto lo so che finirà così. Finirà così perché sei mio figlio. E ti rimetterò in carreggiata. Oh, no, guarda, adesso che mi sono rimesso. Ti rimetterò io in carreggiata. Anche a costo di raddrizzarti le ossa. No, non dovete parlarmi, io non posso, non posso. Te lo do io, non posso. Qui si parla di niente, si chiacchiera a vuoto, voi dite che volete parlarmi, ma non avete niente da dirmi! Ma come? Ti sto dicendo che vivrò mentre credevo di morire! È tutto qui quello che volevate dirmi! Non è importante per te? Sì, certo che è importante, appena adesso che lo sapete... Adesso ti rimetti a sedere! Papà! Qua comando io! Cosa fai qui? Senti, ma perché urli così? Lo sai, non posso sopportare le urla! T'ho già detto... Fuori dai piedi! Datemi la stampella, papà! Ma datemi la stampella! Prima dimmi perché bevi. Non lo so, papà, datemi la stampella, per favore. Dimmi perché bevi! Papà, ha battuto il piede, mi fa male! C'ho piacere che ti fa male! Vuol dire che ancora non hai il cervello zuppo di alcol. Perché bevi? Perché butti così la tua vita come uno straccio? Facciamo un patto. Tu mi dici perché bevi e io ti do da bere. Perché bevo? Sì, perché bevi. E datemi un bicchiere e ve lo dico. No, no. Prima dimmi perché bevi. In una parola sola. Forza. Schifo! Schifo di che? Cosa vuol dire schifo di cosa? Adesso mi date da bere? Cos'è che ti fa schifo? No, per vincere il disgusto! Ma disgusto di che? Ma quanto me lo fate pagare questo whisky? Ci tieni tanto? Sì. Se ti do da bere me lo dici perché bevi? E va bene, papà. Ci proverò. Sapete cosa vuol dire ipocrisia? Ah, certo che lo so.
Lo dicono sempre alla radio quando parlano di politica. Ecco. Ma che vuoi dire? Bugie, inganni, cose? Menzogna, inganno, ecco, lo sapete. Ti ha ingannato? Qualcuno ti ha ingannato? Chi? Maggie? Tua moglie? Mia moglie! Per quello che me ne importa! E allora chi? Ah, ma non è una persona sola, fatto! È il complesso delle cose! Io, papà, voi non mi capite, io sto cercando di... Hai un mal di testa! Sì, papà, io sto cercando questa cosa! Tu stai cercando di trovare un filo logico a quello che dici e non ci riesci! Che ha cervello zuppo come una spugna! Ah, ma che ne sai tu dell'ipocrisia? Tutta la vita sono stato nell'ipocrisia! Ci ho navigato nell'ipocrisia! E ci navigherai anche tu! Io navigo in qualcosa di meglio! Ma con quello non vivi! Evadi dalla vita! E io voglio evadere! E allora perché non ti ammazzi? Perché mi piace bere! Ma con te è impossibile parlare! Mi dispiace! Mi dispiace più a me! Senti, Brick, io voglio parlarti chiaro. Quando mi credevo spacciato, quando credevo di dover morire, mi sono chiesto a chi dovevo lasciare la piantagione. Io, Cooper, May e quei pappagalli urlanti non li ho mai potuti sopportare. Perché dovrei lasciare 22.000 ettari di terra a gente che non sopporto? D'altro canto, non intendo finanziare il vizio e la corruzione. Senti, Brick, io non ho ancora fatto testamento e passerà il tempo prima che lo faccia. Io aspetto, Brick. Se ti rimetti in carreggiata, bene, se no... Mi sembra un'ottima idea. Parli come se stessi scherzando. Oh, lo so che non state scherzando affatto. E non te ne importa nulla? No, papà, non me ne importa niente. Aspetta, Brick. Aspetta un po'. Maledizione! Ma perché dobbiamo lasciare sempre le cose a metà? Parliamoci una buona volta, guardandoci negli occhi. Perché non possiamo parlare a cuore aperto, sinceramente? Io non vi ho mai mentito, io! E io ti ho mai mentito, Brick? No, neanche voi. Oh, bene, almeno noi due al mondo ci siamo detti sempre la verità. Sì, ma non ci siamo mai parlati però, papà. Possiamo farlo adesso. Ma non mi pare che abbiamo molto da dirci. Allora, tu poco fa mi dicevi... che bevi per vincere il disgusto dell'ipocrisia. Mi avete chiesto la ragione. E solo il whisky ti può far vincere questo disgusto? Oggi sì. Prima no? Quando ero giovane credevo in qualche cosa. Ma d'altra parte cosa vuol dire bere? Se non cercare di dimenticare che uno non è più giovane e non crede più. Non crede più in che? Non crede più. Ma non crede più in che? Ma non credo più! Ah, io non so che cosa voglio dire tu con questo non credo più. E credo proprio che non lo sappia neanche tu. Cosa volete? Volete che torni a fare il telecronista sportivo? Perché forse? Non lo fai? Volete questo? E perché non lo fai? Tappato in una scatola di vetro e raccontare le partite che giocano gli altri e io non posso più giocare. Ah no, grazie, non è roba per me quella, sono squalificato. Ah dai, non cercare scuse. Avete mai conosciuto qualcuno voi con il vizio del bere? Ah, ne ho conosciuti parecchi ridotti come te. E nessuno di loro vi ha mai saputo spiegare il motivo per cui lo faceva. Tu sai solo cercare scuse, il disgusto, l'ipocrisia, tutte ste cose, tu racconti solo balle! Sì, è vero papà, avete ragione, volevo il whisky e vi ho raccontato la prima cosa che mi è venuta in mente. Tu ti sei messo a bere da quando è morto il tuo amico Skip. Cosa di strano nella tua amicizia con Skipper? Di strano? Insomma, sì, di poco normale. Cooper e me, credevo fosse stata Maggie, a quell'altra gente, ma dicendo in giro che io e Skipper, questa amicizia... quant'altra no, gente? No, forza? Non mi mettere in bocca cose che non ho detto, assolutamente. E cosa pensate voi a riguardo? Ah, io non ho pregiudizi, sono un uomo di mondo. Allora anche voi qua dentro pensate che tra me e Skipper c'erano rapporti equivoci? Abbiate il coraggio di dirlo, papà! Avanti, ditelo anche voi, qui, come tutti gli altri, questo. Che io e Skipper erano una coppia normale! Non mi parlare, perché allora! Non siete il coraggio, ma perché abbiate la menzogna di scambio! Non è vero, siete un falso anche voi! Un bugiardo! Ai papà! Prendi il mio braccio. Oh, diavolo, il vostro braccio! Al diavolo tutto il resto! Avete mai avuto fede in qualcosa, in qualcuno voi?
durante tutta la vostra misera vita. Avete avuto mai fiducia in qualcuno? Certo che no, perché per voi non è mai esistito nessuno tranne voi stesso. Tutto sudato, Briggs, è tutto affannato. Mi meraviglio di voi, papà. Con che leggerezza, come accusate la gente, come se niente fosse. Ma io non accuso nessuno. Io ho vissuto sempre negli spazi aperti, a contatto con la natura. E dove ci sono tanti spazi aperti, c'è una pianta che cresce molto meglio del cotone. Ed è la pianta della tolleranza, e io l'ho coltivata. Perché? Non può esistere un'amicizia vera, profonda, tra due uomini, senza che tutti gridino allo scandalo. Ma chi l'ha detto che non ci può essere? Io stesso gli ho detto a Cooper e May che poteva essere. Cooper e May all'inferno! Tutti i maledetti, tutti! I calunniatori, i bugiardi! Io e Skipper siamo stati due amici sinceri, fraterni, per tutta la vita! Potevo sempre contare su di lui fuori e dentro lo stadio, finché ammetti. Finché ammetti? Non è venuto in mente chi è? Già, perché non poteva essere normale, perché ogni tanto mi metteva la mano sulla spalla durante le partite e quelle volte che dividevamo la camera d'albergo in tournée prima di darci la buonanotte. Ci tenevamo per mano. Ma nessuno dice che non fosse normale. E allora si sbagliano. Era una cosa pura e bella, quindi non era normale. Ah, con te non si può parlare. Appunto, smettiamo. No, continuiamo invece. Perché Skipper è morto e tu ti sei ridotto così? Lo volete proprio sapere? E vabbè, papà, non vi lamentate voi, eh? Perché voi l'avete voluto. Va bene, papà. Votiamo il sacco. L'avrai la verità. Volete sapere perché Skipper è morto? Chiedetelo a Mackie la gatta! No! Lo chiedo a te! Perché Skipper è morto e tu ti sei ridotto così? Chiedetelo a lei! Mackie! Ho detto Mackie! Sì, papà? Che ci fu tra te e Skipper? Coraggio, Mackie! Papà vuole soltanto sapere tutta la verità, eh? Skipper mi detestava. Perché ti detestava? Era contrario al nostro matrimonio, avrebbe limitato la tua libertà. Libertà di far cosa? Passare da una città all'altra, prendere treni sempre di corsa, allenarti, giocare. Ma che cosa dovevo fare io, eh? Dovevo forse passare la luna di miele chiusa negli spogliatoi di ogni stadio, insieme ai giocatori. E quando è che la presenza di altri uomini ha urtato la tua sensibilità, eh? Era l'idea del football che urtava la mia sensibilità. L'idea dell'attaccamento a quel gioco, del professionismo. Soltanto perché tu e Skipper avevate paura di crescere. Già, volevate conservare nella naftalina la gloria delle vostre discese, dei palloni volanti, dei gol. Continuassi a giocare per un altro anno. E così, l'anno successivo mi mettesti l'out-out. O adesso o mai più e sposai Maggie. Ma cosa dovevo fare, eh? Dovevo rinunciare all'uomo che adoravo, eh? Non lo capisci che è soltanto per questa ragione che devo Skipper? Lo odiavi così tanto che lo facesti ubriacare e te lo portasti a letto! Perché no, Skipper era ubriaco. Anche tu sei sempre ubriaco, eppure non mi pare di ottenere grandi successi. Quindi non ci fu niente tra te e Skipper. Lui stava molto male. Io gli avevo appena detto di correre da me e confessarti di amarti. Ma lui si era chiuso nella sua stanza, era come impazzito. A tratti urlava, imprecava, poi scoppiava a piangere. Terrorizzato per quello che avresti potuto dirgli tu. Io credevo che mi picchiasse. Ma poi avanzò verso di me. Fece quel pietoso, meschino tentativo di dimostrarmi che quello che gli avevo appena detto non era vero. Io sentì
Ieri era arrivato il momento di liberarmi di lui. Di dimostrarti che la sua grande amicizia era falsa, capito? Perché il caro Skipper era pronto a fare la corte alla moglie del suo migliore amico! Stai cercando di giustificarti! No, affatto! Io volevo riconquistare mio marito a qualsiasi costo, ero pronta a tutto, anche a quello. Ma all'ultimo momento io ebbi paura. E se avessi perso te invece? E se avessi finito per odiare me stessa? Così fuggì, non successe proprio nulla, puoi credermi? Oh, papà, quante volte ho cercato di spiegarglielo senza che me lo permettesse. Non è successo proprio nulla. Morendo si è tolto di mezzo, è vero. Ma alla fine è ancora tra noi due, non è assurdo? Ho perso te invece. C'è qualcosa che non mi convince. Non può essere stata questa ragazza a spingere Skipper al suicidio. Non potevano le sue parole avere questo effetto. Quella notte ricevetti una telefonata. Era Skipper. Era ubriaco. Mi confessò tutto e io riattaccai. E prima di riattaccare cosa gli hai detto? Piangeva. Piangeva come un bambino. Aiutami, Brick, aiutami, ti prego, posso spiegarti tutto. Ma come può uno che sta negando aiutare un altro annegato? Riattaccai e quel telefono squillava, squillava, squillava. Quello squillo di telefono era come un grido di aiuto disperato di Skip. Fu allora che si è ucciso. Sì, papà. Avevo spinto alla fossa il mio migliore amico. E tutto questo per colpa di una donna! Brick! E finalmente abbiamo scoperto cos'era che ti disgustava. Il mio disgusto della falsità è soltanto disgusto di me stesso. Io sono un uomo indegno! Solo quando sono ubriaco ho stima di me stesso! No, non è così! Skipper si è ucciso! Non l'avete ucciso né tu né Maggie! Tu, Skipper, e milioni di altri giovani vivete in un mondo infantile, senza responsabilità. La vita non è nei sogni dell'alcol. La vita non è una partita di football. I veri eroi vivono 24 ore al giorno, non i tempi di una partita. La vita è sudore, lacrime, sangue, conti da pagare, vivere accanto a una donna che non si ama più. Hai 40 anni e continuando così non arriverai neanche a 50. Non sei ancora un uomo. Un uomo non fugge, affronta la verità. E chi l'affronta la verità? Voi? Ah, non cercare scuse. Tu sei solo fuggire. Fuggi da tutto, fuggi da tua moglie, fuggi tutto, dalla vita. Fuggi da tutto, dagli impostori, dai bugiardi, da questi auguri di questi 100 di questi giorni, quando tutti quanti qua, tutti tranne voi, lo sanno che non ce ne sarà più neanche a mezzo. Guardate, papà! Cosa hai detto? 100 di questi giorni? E non ce ne sarà neanche mezzo. Papà, usciamo a vedere i fuochi che sparano per la vostra festa, su! Coraggio! Parla! Che volevi dire? Sentite, papà. Lasciate la proprietà a Gooper, May e ai loro mostri. Ma perché dovrei lasciare la mia proprietà a Gooper e May? Io oggi compio 65 anni, ho ancora 10-15 anni davanti a me. Ah, io ti seppellirò, io ti farò la bara. Ah, certo, auguri, papà. 100 di questi giorni. Mi hanno ingannato, Brick. Mi hanno ingannato sulle ferre della clinica. L'ipocrisia è il sistema di vita in cui viviamo. L'avete detto voi stesso. Basta, scusate, papà. Cosa vuoi adesso? Farti le mie scuse. Perché? Per avermi detto la verità? Detesto chi si scusa dell'inevitabile. Sei più spaventato di me. Dammi la vestaglia. Sento che all'improvviso sento freddo. Vi do una mano, papà. È qui, tenete. Vi do una mano io.
Avete freddo, papà? State bene? Brick, c'è una bottiglia lì sotto. Prendila. No. Io non voglio più bere. Ma io sì. Un milione di click nella pancia. Ha gusto quella donna. Ecco il mio. Ai nostri click. Al mio ultimo compleanno. Tu non bevi? No. Ah, Brick, Brick. Quanto tempo per tutti. Ma perché abbiamo sprecato tutto questo tempo? Ma perché non ti sei avvicinato prima? Perché ti sei rivolto a Skipper e non ti sei rivolto a tuo padre? Perché non hai cercato conforto in quelli che ti amano? Ah, perché tu non sai cos'è l'amore. Per te è soltanto una parola di 5 lettere. Ah, santo Dio, ricominciamo da capo! Ma insomma, non ti ho comprato tutto quello che volevo! No, l'amore non si compra! Hai speso un mucchio di soldi per delle gianfrusaglie, ti amano forse! Ma è tutto tuo, tutto qui è tuo! I soldi, la piantagione, è tutto tuo! Io né i tuoi soldi né la tua azienda, non volevo un padrone! Io volevo un padre! Io volevo il tuo amore! E te ne voglio! Ma no, papà! Io voglio anche bene alla mamma! Non è vero! Le ho dato sempre tutto quello che voleva! Le ho dato un impero! Cose! Gli hai dato delle cose! Ah, io ti ho visto andare in giro per il tuo impero, sai, in mezzo ai tuoi dipendenti? Non sai nemmeno che nome hanno, se arrivano a fine mese! Non sai niente di loro! Ma non è così che si costruisce un impero! Ah, guarda, io fra 2 mesi inizierò la costruzione del nuovo cotonificio! Lo filerò e lo venderò! Ah! Ti faccio vedere io, vedrai! In capo a 1 anno o 2... Puoi morire e il tuo impero appresso a te. Non morirà. Rimarrete tu e Cooper. Cooper? Cooper? Oh, eccolo qui, Cooper, guardatelo. È così che volevate che fosse? E guardami! Sono un uomo di 40 anni e a 50 sarò ancora un illuso. L'avete detto voi. Papà, io non so più in cosa credere! A che serve vivere? Se non hai uno scopo, qualcosa in cui credere! Guardami! Guardami per amor del cielo prima che sia troppo tardi! Guardami come sono veramente! Io sono un ubriacone fallito. E sul mercato non valgo neanche un funerale di 3ª classe. E tu e Cooper date la colpa di tutto questo a me? No, papà. Ci conosciamo da sempre. E siamo degli estranei. Tu possiedi 22.000 ettari di terra. Tu possiedi 1 moglie, 2 figli. Tu ci possiedi, ma non ci ami. Hai voluto dei figli da Cooper. E adesso li vuoi anche da me. Perché? Perché tutto non finisca con me. Non finisca sotto una lapide. Questa lascio a me, mio padre. Questa. La vecchia valigia di cartone sporca. Dentro solo la sua straccia divisa della guerra ispano-americana. Questo lascia a me. Ho fatto tutto io qui, da niente. Solo quella ti lascio, eh? Sì. Era un vagabondo. Un misero vagabondo. Un abbonato dei carri bestiali. Sì. Ogni tanto trovava lavoro. Quando lavorava io mi sedevo sotto un albero e aspettavo che finisse. I ricordi di quei giorni sono fame e vergogna. Vergogna di quel miserabile vagabondo. A 9 anni dormivo sulla paglia. Questo a te, Cooper, non è toccato! Non dovrai seppellirmi come ho dovuto fare io con lui! Correvamo dietro a un treno merci e gli venne un colpo. Scavai la fossa accanto alle rotaie del treno.
Sai una cosa, Brice? Il vagabondo non viene a ridere. Di che ridere? Ah, lo so, di sé probabilmente, della sua vita miserabile, il suo non avere né avvenire né passato. Forse rideva perché era felice. Felice di averti accanto. Non ti lasciava mai da solo, ti portava sempre con sé, papà. Sì. Io quel vagabondo l'amavo. Non ho mai amato nessuno come quel vecchio vagabondo. Dici che non ti lasciò altro? E una vecchia valigia con dentro la divisa della guerra in palo a me. Tempo. E amore. Qui si fanno discorsi inutili. Aspetta, Gunther. Gunther, vieni qua. Gunther! Io da domani voglio cominciare a girare per la piantagione. Voglio conoscere i miei uomini. Ho ancora tante cose da fare. Ah, e poi che muoia pure. Ho il coraggio di morire, Brick. Quello che voglio sapere è se tu hai il coraggio di vivere. Non lo so, papà, davvero. Non lo so. Proviamoci, Brick. Sosteniamoci a vicenda. Sì, signore. Andiamo a vedere i fuochi dalla terrazza. I fuochi che sparano per la mia festa. Tutti questi bugiardi, figli di cagna. Nessuno tranne che a me stesso. Coraggio, Maggie, credo sia arrivato ormai il momento. Portami al Monte della Speranza. Mai. Dove vai adesso? Ho bisogno di sedermi. May, hai visto la mamma? Tesoro, dov'è la nonna? No, non l'ho vista. Papà è andato a letto? Sì, è in camera sua. Ho l'impressione che cerchi di sfuggirci. Vedrai che avrà capito qualcosa. Brick. Stanno per dire tutto a tua mamma, ha bisogno di te. Beh, è un dovere. Bisogna farlo. Ah, ecco, la vedo, sta facendo il giro della veranda per andare da papà. Mamma, 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 venite! Non urlare, Cooper! Invece di urlare, va a prenderla, no? Ah. Ecco, che volete. Lo sapete che dobbiamo parlare, no? Parlare di che? Ho visto la luce in camera di papà e gli ho portato un bicchiere di latte. Ma ha sbattuto la porta in faccia. Ma d'altra parte, quando due sposi sono stati tanto tempo insieme come noi, finiscono con l'irritarsi a furia di premure. Non è così? Papà era sfinito stasera. Gli piace tanto avere tutti intorno. Lui adora la famiglia. Ma queste feste lo innervosiscono. Stasera non era normale. Era tremendamente agitato. Ma avete notato che fame da lupo aveva stasera? Ha mangiato per otto! Speriamo che non debba pentirsene. Ha mangiato un pezzo enorme di focaccia con l'uva passa, poi ha preso due porzioni di tacchino, l'insalata di fave... Ah, sì, a papà piace tanto l'insalata di fave. Speriamo che non si senta male, sì. Poi. Ne va matto. E i canditi? Brick? Papà ha fatto proprio una scorpacciata. Speriamo che non si senta male, poi. Ma che dici? Cooper dice, speriamo che non si senta male. Stanotte. Ma
Ma quanto siete noiosi! Perché dovrebbe sentirsi male? Papà non ha niente. E se stasera ha mangiato con appetito, vuol dire che si sente proprio bene. Oh, è stata una liberazione per lui sapere di non avere quello che temeva di avere. Oh, 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 mamma! Quanto è caro, papà! Che Dio lo benedica, davvero! Sì, Dio lo benedica! Voglio Brick! Credo che sia andato fuori a prendere un po' d'aria. Tesoro mio! Porta dentro il fratellino così parliamo. Arriverà, arriverà, arriverà. Brick! Ma che fai lì sulla veranda? Sto parlando con la luna. Sì, sì, va bene, amore mio, però adesso entra perché stanno per dire tutto a tua mamma. Non voglio assistere. Mamma, ha bisogno di te. Ti ho detto che non voglio assistere. Ma che avete tutti con quelle facce da funerale? Che succede qua? Aspettiamo che tornino Brick e Margaret per parlare. Senti, se non entri immediatamente, non ti siedi vicino a tua madre, lo sai che cosa faccio? Prendo tutte le tue bottiglie e te le butto via! Ritiri fuori le unghie. Puoi ben dirlo. Gooper, apri la porta del corridoio, fa circolare l'aria. Qui si soffoca. È meglio che le porte rimangano chiuse per questa conversazione. Che vuol dire? Se no è pericoloso, papà può sentire. E perché? C'è qualche cosa che si dice in questa stanza che papà non possa sentire? Fino a quando mi resterai alle costole, Maggie? Per sempre, caro. Brick, amore. Mamma. Tesoro, amore. Guardate come si è ridotto, è incredibile. Ai miei tempi c'era una cura. La cura a che lei? Per gli alcolizzati. Cosa? Ma adesso si prendono dei cachet con i quali l'alcol diventa disgustoso. Brick non ha bisogno di prendere niente. Non è un alcolizzato. Povero ragazzo, se l'è presa tanto per la morte di Skipper. Lui sì che aveva il vizio di bere. Lo sapete com'è morto Skipper? A casa sua. Gli avevano dato una dose eccessiva di amital sodium. Poi hanno chiamato l'ambulanza per portarlo all'ospedale. Quando è arrivato, gli hanno fatto un'altra iniezione. E questa, aggiunta all'alcol che aveva nell'organismo da mesi e mesi, gli ha preso il cuore. Oh, io non posso soffrire le iniezioni. Ho più paura delle iniezioni che del bisturi. Ma sì, pigliati tutto, Cooper. Che cosa? Pigliati tutto e auguri. Senti, siediti vicino a tua madre e tienile la mano mentre parliamo. Lo sai che non posso farlo. Ho bisogno di stare in piedi con la mia scalpella. Fallo tu. Ma perché state tutti attorno a me? Perché mi guardate così? Ti fate segnali, ma io non ho bisogno di nessuno che mi tenga la mano. Ma siete pazzi? Quando mai io e papà abbiamo avuto bisogno? C'è qualche cosa che non so. Sì, Oh, ma io lo voglio sapere. Chi mi nasconde la verità qui? Io lo voglio sapere. Che cos'è? Posso garantire che il dottor Boff non ha mai eseguito una serie di esami più completa di quella che la clinica Ochsner ha eseguito per papà. È una delle prime d'America. La prima, devi dire, la prima. E prima ancora ne avevano la certezza quasi matematica. Certezza di che? Certezza di che? Ora, essendo stato prelevato un campione del tessuto sospetto, è chiaro. È chiaro che... Ma il dottore ha detto a papà che non aveva nient'altro che... Mamma, per forza, loro devono dire così! Adesso compiuti gli esami di laboratorio su questa parte del tessuto. Purtroppo l'esito è positivo, mi dispiace dire. Positivo? Positivo. È un cancro. Papà, il cancro. Oh no! No! Mamma, su, su! Non fate così! Dovevi saperlo un giorno là. Via, via, andatevene via tutti, voglio Brick! Dov'è mio figlio? Brick! Tuo figlio, solo Brick è tuo figlio, io no! Tu non hai mai voluto bene a papà! Ma non è vero! Bene, il morale è a posto, mamma sta bene! Mamma! Tu devi aiutare me e papà a riportare Brick sulla buona strada.
perché papà avrebbe un dispiacere se Brick non si rimettesse sulla buona strada e non prendesse lui la direzione. La direzione di che? Della piantagione. Mamma, voi siete evidentemente sotto l'effetto del colpo. Sì, siamo tutti sotto l'effetto del colpo e questo mi sembra una cosa evidente. Non facciamo pazzia. Ma papà non è un uomo da fare cose simili. Lasciare la piantagione nelle mani di un irresponsabile. Papà non abbandonerà la piantagione nelle mani di nessuno. Papà non morirà. Ve lo volete mettere in testa che papà non morirà? Oh, mamma, abbiamo tutti questa speranza, siamo tutti fiduciosi come voi e confidiamo nella preghiera. Ma d'altra parte ci sono delle cose che bisogna discutere, decidere. Brava, cara, per favore prendi la borsa nella nostra stanza. Sì, sì, caro. Mamma, poc'anzi avete detto una cosa non vera e voi lo sapete. Io ho sempre voluto bene a papà, a modo mio, senza esibizionismi. E io so che anche lui mi ha sempre voluto bene, a modo suo anche lui. Grazie, cara. Ora, so che i rapporti con papà non sono come con Brick. No. Lasciami prendere. Tu sei maggiore di Brick di 8 anni e hai dovuto portare il peso di tante responsabilità che Brick non si sogna nemmeno. Che peso ha dovuto mai portare Brick? Quello del pallone? Beh, posso parlare? Sì, caro. Ora, dirigere un'azienda di 22.000 ettari è un'impresa di grande responsabilità. Cooper, ma quando mai l'hai diretta tu questa azienda? Sì, tu hai fatto qualche commissione a papà, a Memphis, mentre facevi pratica d'avvocato. Questo hai fatto tu a papà e basta. Oh, mamma, Dio vi perdoni per quello che state dicendo! Ma come, Cooper? Si è buttato a corpo morto, giacché la salute di papà è peggiorata! Ma Cooper non lo rinfaccerà mai. Lui l'ha fatto e basta. Brick, invece, che cosa ha fatto, eh? Ha giocato a pallone! Questo è capace di fare in soli 40 anni! Di che cosa state parlando adesso, oh, eh? Di mio marito, ovviamente. Non gioca a pallone. E voi questo lo sapete benissimo. È telecronista sportivo ed ha una grande reputazione. Prima che lo cacciassero via. Sentite, io non voglio che critichiate mio marito. E senti, Margaret, io ho il diritto di criticare mio fratello quanto mi pare con i membri della famiglia di cui tu non fai parte, ma prendi anche tu del buon whisky e vai a sbronzarti con lui. Io non ho mai visto una tale ostilità contro un fratello. È la sua nei miei confronti. Non sopporta neanche di stare nella stessa stanza con me. Questa è una lurida campagna denigratoria, condotta nel modo più basso, per la ragione più bassa che esista. Io la conosco questa Sentiamo. Ragione. Avidità, avidità, cupidigia. Oh, ma io mi metto a gridare. Mi metto a gridare se non la finite subito! Margaret, tesoro, vieni a sederti vicino a me. Sì, mamma. Oh, com'è commovente questo quadretto familiare! Sapete perché non ha bambini? Eh? Perché quell'atleta di suo marito non vuole andare a letto con lei, mi pare evidente, no? Voi volete proprio obbligarmi a dire le cose come stanno. Io non so se papà mi ha mai voluto bene, me ne vuole o mai me ne vorrà, ma me ne infischio! Io faccio appello soltanto alla vostra correttezza e alla vostra lealtà. Parliamoci francamente. Io ho sempre dovuto sopportare la preferenza che papà ha avuto per Brick fin dal giorno della sua nascita. Caro mio, io sono stato trattato peggio di un cane. Ma ora non chiedo altro che una divisione equa. Equa? Cooper. E se intendete tirarmi qualche brutto scherzo, io ve ne farò pentire. Ah, se ve ne farò pentire! Perché non sono un avvocato da strapazzo! Io non sono un avvocato qualunque! Io ho rapporti con le più importanti società! Saprò far valere i miei diritti! C'è il temporale. Oh, sei ancora qui. Non sono mai andato via. Ma che cos'ha? Soffica? Oh, se forse è ferito in qualche partita internazionale! Le uniche coppe che vi
vincerà adesso saranno coppe di champagne. No, adesso basta! Ma se non beve altro del whisky, siete tutti impazziti! Andatevene via, subito! E mamma, io domani sono a Memphis per un'udienza della successione Parker e quindi c'è un argomento che sono costretto ad affrontare adesso. Sarebbe bene che Brick fosse realmente presente, ma è troppo ubriaco. Brick c'è! Ci siamo tutti! Bene, perfetto, tanto dovrà essere presente quando vi esporrò il mio progetto. L'abbiamo preparato il mio socio Robinson ed io. Si tratta di una sorta di costruzione di tutela. Ecco, lo sapevo! Il nome di esecutore testamentario! Noi darà il denaro col contagocce. L'abbiamo preparata con l'aiuto del presidente delle banche del Delta del Mississippi riuniti, che come dovreste sapere gestisce i patrimoni delle famiglie più influenti della regione. Senti, Gooper! E quindi è una bozza, è un progetto, è una cosa suscettibile di miglioramento. Ah sì, migliorato! A favore tuo! È un progetto destinato ad impedire che la più grande piantagione del Delta cada nelle mani di un incapace. Silenzio! Ne ho abbastanza della vostra cattiveria e malignità! E tu butta via queste carte! Se non vuoi che te le bruci! Non ho la minima idea di quel che contengono. E francamente non ci tengo a saperlo. Adesso io vi parlo a nome di papà. Io sono sua moglie. Non sono la sua vedova! Sono sua moglie! E vi parlerò come gli parlerebbe lui! È solo una bozza, È solo un progetto, non vi allarmate! La guardiamo insieme, ma... Non voglio sapere cos'è, non voglio vederlo e basta! Non voglio più vederlo in circolazione, capito? Progetti, atti, piani! Io vi rispondo, come vi risponderebbe papà quando è seccato! Balle! Proprio così! Balle! Anch'io vi dico, balle! Come papà! Che modi grossolani, eh? Io mi ritengo profondamente offeso! Nessuno prenderà una decisione finché vostro padre è ancora vivo! E se per disgrazia dovessi dire la mia parola, avrete a che fare con me! E io sono decisa a provarvi che esisto! May, hai tu le chiavi della macchina? Sono nella tua tasca! Brick! Brick! Vieni qui, Brick, ho bisogno di te! Datemi retta, restiamo uniti, tutti assieme, adesso che questa grande sventura ci affligge. Oh, Brick, mio caro bambino, tuo padre ha tanta tenerezza per te. Se il suo desiderio più caro potesse realizzarsi, se prima di lasciarci, se dovrà lasciarci, tu gli dessi un nipotino che ti somigliasse come tu somigli a lui. Sì, è il sogno di papà. Il suo desiderio più grande. Vento la fa da padrone stasera. Si sente a casa sua. Buonasera, papà. Pare che il temporale si sia spostato dall'altra parte del fiume. Sì, va verso l'Arkansas. Non posso più restare qui. Si accorgerebbe che ho pianto. Andate. Sai se il temporale ha fatto molti danni? Si è portato via il tetto della vecchia signora Crowley. Ah, speriamo che si sia portato pure la vecchia signora Crowley. Nonno! Il temporale ti ha svegliato? Di quale temporale parli? Di quello che si è scatenato fuori? O di quello che si è scatenato qua dentro? Ho sentito urlare prima, come di gente che discuteva di cose molto importanti. Cos'era quel pandemonio, Cooper? Niente, papà! Cos'hai messo in quella borsa? Sembra gravida di 8 mesi. Ma niente, l'ho già detto poco fa. Roba da niente. Niente. Roba da niente. Un sacco di roba da niente. Brick, lo senti questo odore di asfissiante ipocrisia che gira per la stanza? Ah sì, signore, lo sento. Asfissiante e velenoso. Brick è d'accordo con me. L'odore dell'ipocrisia è l'odore più potente che esiste. Tu lo senti, Cooper? Che cosa, papà? E tu, madre superiora,
Lo senti questo odore asfissiante? No, non so neanche che cosa sia. Sta puzza di cadavere? Odore di morte! Che ha quella donnetta laggiù che piange? Niente, papà, ha avuto un piccolo malessere. Attenzione, mamma Ida, un colpo fa presto avvenire. Amore, guarda, papà si è messo la vestaglia di cashmere che tu gli hai regalato. Ma il regalo più grande, papà, non ve l'ho ancora dato. Adesso è arrivato il momento. Adesso ve lo darò. Ho una grande notizia da darvi. La notizia che sta per cominciare una vita nuova. Sta per venire al mondo un bambino, figlio di Brick Pollitt e di Maggie la gatta. Un figlio di Brick e questo figlio che nasce è il mio regalo a papà Pollitt nel giorno del suo compleanno. Cooper? Alzati, ragazzi, non stare in giro. Lo giuro, questa ragazza ha la vita in corpo. Si è avverato il tuo sogno, papà? Cooper, voglio l'avvocato, il mio, domani. Dove vai, papà? Vado su in terrazza ad ammirare il mio regno prima di lasciarlo. Il mio regno, 22.000 ettari di terra più feconda dopo la valle del Nilo. Amore, amore, posso venire con te? Sono rimaste due gocce del tuo whisky. Per te, Coop? Figurati, prendi pure tutta la bottiglia. Tanto lo sappiamo che è tutta una frottola. Stai zitta, May. Ma quella lì non è incinta! Aspetta, chi ha detto che è incinta? Non lei, Cooper! Non il dottor Boff. Non sono stata dal dottor Boff. E da chi allora? Si potrebbe avere il nome di questo dottore? No, non si può avere, signor pubblico ministero, non si può. Non esiste nessun dottore. Ah, esiste? Altro che se esiste. Così come esiste il mio bambino, il figlio di Brick. Ma fammi il piacere! Ma come fai a concepire un figlio con un uomo che non viene a letto con te? Ma che ti credi? Dorme tutto il giorno sul sofà per evitare di toccarti e beve tutto il giorno per poterti sopportare. Non ci incanti, sai, ma... Ma come fai a concepire un figlio? Me lo vuoi dire? Come fai? Come? Ma come fai a sapere che io non dormo con Maggie? Abitiamo la stanza vicina. Di notte si sente. Le sentiamo di notte. Le preghiere, i rifiuti. No, 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 non ci incanti! Forse vuoi prendere in giro quel moribondo là! Che indecenza! May, conosco molta gente che quando fa l'amore soffia come ippopotamo. Ma ci sono anche gli amanti silenziosi. Che ne sai che noi non siamo di questo tipo? Ma anche quando volessimo farvi aprire uno spioncino nel muro con la perforatrice, come fai a sapere se un giorno che Cooper è a Memphis per affari e tu sei al circolo a giocare con le altre miscotone? Io e Maggie non veniamo a un temporaneo compromesso. Come fai a sapere? Oh, Brick, non mi sarei mai immaginata che scendessi a livello di Maggie. Ma io non credo che lui voglia scendere al suo livello. E il vostro livello qual è? Ditemelo. Così saprò se salire, scendere o strisciare per terra. Ma avete sentito cosa ha detto papà? Questa ragazza ha una vita in corpo. È una bugia, Bri! È una verità! E la verità è sempre esasperante! E finitelo adesso di trattarmi come se Brick Pollitt fosse morto e sepolto! E va bene, non sono vivo come me! Io sono sempre ubriaco, sempre sonno, va bene! Ma ancora sono vivo, per Dio! Ancora sono vivo!
Maggie! Lasciamoli soli nel loro nido d'amore. Sì, nel loro nido di vermi impostori. Si vedrà, fratello, si vedrà. Impostori! Grazie, Brick, per non aver protestato. Non parliamone più, Maggie, eh? Basta. Sì, grazie, amore mio. Il click. Coraggio, Maggie, coraggio, resisti. Resisti più che puoi, l'importante è resistere. Non c'è più whisky. E io sola posso andare in città a prenderne dell'altro, sì? Io sola. Ci sono i domestici. Io ho proibito. E allora prendo la macchina e ci vado io. No, ti hanno ritirato la patente. Fallo e chiamerò la polizia. Mettilo sul divano, Maggie. Non sono ancora pronto. No. Stasera no, Brick. Resta con me questa sera. Io ho mentito a papà. Però questa menzogna può diventare la verità. Se vuoi, più tardi andrò io in città a prenderti del whisky, eh? E berremo insieme per dimenticare che la morte è entrata in questa casa. Che ne dici, amore mio, eh? Che ne dici? Maggie, t'ammiro. Sai, una volta ti credevo più forte di me e mi offendeva, mi umiliava la tua superiorità. Ma da quando ti sei messo a bere, sono diventata io la più forte. E ti voglio più bene ancora. Stanco a sentire, amore mio. Tu hai perduto il gusto di vivere. Ma io te lo posso ridare. Lascia che ti prenda la mano. Teneramente. Ti ridia questo oggetto prezioso. Oggetto prezioso che stai lasciando cadere. Stai lasciando cadere. La tua vita. La tua vita. No, non mi respingere qui. Tanto lo sai che non mi scoraggerai, lo sai che non c'è nessuno, il testardo di una gatta soprattutto che scotta, eh? Lo sai, amore mio, lo sai che ti amo, tanto. Finirò col credere. Finirò col credere.